Buongiorno Canal 104 Plus. Questo mio video è solo per annunciarvi che per un po' di tempo su YouTube facciamo una piccola pausa e ci concentriamo più sul canale, seguendo le persone e le anime che sono veramente attente. Buona giornata. Ciao Dio. Un caro saluto a tutti e a tutte voi di Canal 104 Plus. Questo breve video è semplicemente per mostrarvi quanto è bambinesco credere in una cosa così sciocca, credere che dei signori siano andati nello spazio, e parliamo degli anni 60, con delle tute ridicole. State vedendo la tuta Gemini 4, quella prima delle missioni Apollo, dove presumibilmente vogliono farci credere che sono andati sulla Luna. Osservate il cavallo dei pantaloni. La chiusura è realizzata con una cerniera che gira completamente attorno al cavallo. Come hanno fatto questi signori ad andare dentro e fuori nello spazio con questa tuta cucita a mano, con migliaia di microfori creati dal lago per le cuciture? Li hanno riempiti con delle colle sigillanti? Stiamo parlando di vuoto assoluto e pressione atmosferica, accidenti, come si vede nel video della raccolta attraverso indice alfabetico dal titolo Vuoto nello spazio, l'Apollo 11. La semplice differenza di pressione di solo il 75% di vuoto, pari a 3,4 psi, schiaccia le cisterne di acciaio. Sapete spiegare come fa la pressione interna della tuta a non esplodere? Comunque sia, è impossibile che una cerniera che gira attorno al cavallo dei pantaloni sia in grado di trattenere l'aria. Andiamo a vedere le cerniere di Neil Armstrong. Sono costruite da tre strati. Due cerniere in ottone racchiudono uno strato di gomma. Cerniera, gomma, cerniera. Quando pressurizzata dall'interno della tuta spaziale, la gomma si espande e crea un sigillo tra le due cerniere. Eh certo, potrebbe sembrare veramente un'alta tecnologia per la tenuta dell'aria, ma assolutamente non quando viene pressurizzata per la differenza di pressione all'interno per far vivere un uomo. E il vuoto assoluto esploderebbe all'istante! Non dimenticate che questi signori sono stati sulla Luna, passeggiavano, giocavano a golf, guidavano il rover lunare, si piegavano, eccetera, eccetera, e queste ridicole cerniere si suppone erano in grado di resistere al vuoto lunare? Qualsiasi minuscola perdita di un buchetto impercettibile nel vuoto assoluto avrebbe portato il loro sangue a bollire e morire immediatamente. Non credete a nulla di quanto vi raccontano, e sono sicuro che nessuno dei credenti del globo si sottoporrebbe a questo test, nemmeno nella camera sottovuoto che hanno usato solo per i film finora, ma mai un video di test con i veri astronauti all'interno. Un caro saluto amici ed amiche di Canal 104 Plus. L'articolo che segue è da una testata in lingua spagnola tradotto automaticamente dalla nostra affezionata IA. La NASA non può aprire la capsula con i resti del meteorite che risponderà alle origini della vita. Mamma mia! Non è stato possibile aprire completamente il TAGSAM? Il TAGSAM sarebbe il braccio robotico che c'era sulla navicella che è poi tornata a terra, in cui risiedono i campioni di meteorite perché due viti si sono bloccate. Nonostante ciò, sono stati raccolti 70,3 grammi di roccia e polvere. Alla faccia! La missione OSIRIS-REx della NASA consisteva nell'invio della navicella spaziale sul corpo celeste Bennu per raccogliere campioni dalla sua superficie. La sonda, lanciata l'8 settembre 2016, è atterrata con successo quest'anno nel deserto dello Utah. Tuttavia, i campioni di polvere e roccia non hanno potuto essere analizzati a causa di un grave inconveniente. Gli scienziati non possono accedervi. Ma pensa a te che cose, che robe con tutti questi miliardi che spendono. La capsula di ritorno del campione OSIRIS-REx, carbonizzata dopo il suo viaggio attraverso l'atmosfera terrestre. La vertice dell'oblò però non sembra carbonizzata. La vediamo qui, poco dopo il suo atterraggio il 24 settembre nel deserto del grande lago salato dello Utah. Non voglio leggervi tutto, ma solo questo trafiletto. Il team del Johnson Space Center è riuscito a liberare solo 33 viti. Il numero 33 vi dice niente? Ma dai, per favore, sempre questi numeri, 66,6 gradi, vabbè, non importa. E poi questo trafiletto. Le alternative per risolvere questo problema sono limitate a causa dell'alto rischio di contaminazione istantanea che impregnerebbe i campioni non appena entrino in contatto con l'esterno. Domanda, ma tutti questi pezzetti di presunta meteorite non hanno pensato che potrebbe diffondere una nuova pandemia sulla Terra? Ma state prendendoci per i fondelli, ragazzi, dai, e vado subito alla fine sulle informazioni di questi campioni. L'analisi dei componenti del carbonio può darci informazioni fondamentali su come si è formato il sistema solare,
come sono stati stabiliti sulla Terra i materiali necessari affinché la vita abbia luogo, quali misure dovremmo adottare per evitare collisioni con asteroidi. Cioè, da questa polvere illudete le masse che potreste, ripeto, potreste rispondere a tutte queste domande? Voglio dire, ma veramente dalla polvere si riesce ad evitare le collisioni degli asteroidi? E non siete in grado di evitare le collisioni mortali di una semplice automobile? Solo in Italia lo scorso 2022 sono morte 3.159 persone, con l'aumento del 9,9%, e noi tutti sappiamo perché. Sogna, ragazzo, sogna.